Viaggio all'interno di un centro per l'impiego. Chi e come ci lavora? Quali risultati si riescono a garantire? Quali sono gli strumenti a disposizione per chi cerca ed offre lavoro? Il tutto mentre all'orizzonte già si scorge il reddito di cittadinanza che in teoria dovrebbe farsi precedere da una radicale trasformazione dei CPI, ma che per la fretta di rendere conto a chi ha manifestato una preferenza elettorale quasi esclusivamente per questa prospettiva, in pratica rischia di non trovare strutture adeguate. Ci sono dei grossi problemi dal punto di vista organizzativo relativo al fatto che il passaggio dalle province alla regione è comunque un passaggio che ha determinato delle ambiguità e delle incertezze rispetto al fatto comunque che il personale è sottodimensionato su quelle che sono le esigenze della cittadinanza. Siamo purtroppo ancora in un periodo critico per cui la cittadinanza si rivolge e si rivolge con una certa insistenza a questo tipo di servizi, e questa cosa tra l'altro in un mix fatta di personale ridotto, agibilità dei locali difficoltosa, mancanza di sicurezza, rende un clima esplosivo che pesa fortemente sulla vita dei dipendenti. Il reddito di cittadinanza sarà una grande beffa per i cittadini abruzzesi, in quanto attualmente soprattutto i centri per l'impiego di Pescara, Teramo e Chieti non potranno far fronte per dare risposte all'utenza della regione Abruzzo. Perché non parliamo soltanto di utenti che si trovano, che sono in condizioni di disagio economico, socio-economico, ma qui abbiamo delle riscrizioni di gente che fino al giorno prima aveva lo studio d'avvocato e che si trova a chiudere lo studio e a presentarsi al centro per l'impiego, e vi lascio immaginare qual è la difficoltà di queste persone. Naturalmente noi rappresentiamo la faccia, lo Stato, lo possiamo dire, noi rappresentiamo lo Stato, quindi questi utenti vedono noi come coloro da colpire, perché naturalmente siamo coloro che non danno il lavoro.